Lo spazio, uno contro uno dal palleggio contro Berman, grande palla per Parker, favoloso recupero di LeBron James, 3 secondi, 2 secondi, Duncan deve metterla per aria, non ce la fa, asfissiante la difesa dei Miami Heat, uno spettacolo di pallacanestro incredibile, solo quel close out di LeBron James andrebbe davvero consegnato alla posterità come esempio di perfezione. Leonard gli lascia spazio, passa dietro, arresto e tiro, è la scelta giusta ma è sbagliato e non di poco, rimbalzo di Duncan, fallo di Andersen che deve stare attento con 3 falli di Bosch perché è molto importante. Haslem non è entrato in gara 6 a questo punto, presumo idem in gara 7. Che close out è? Che difesa è questa? Ghepardo, palla un po' troppo bassa quella di Tony Parker, la mette per terra Duncan, arriva un eccellente lavoro in aiuto, aveva poco tempo a disposizione, è andato perduto. E quell'eccellente lavoro in aiuto è firmato numero 3, il numero 3 si chiama Dwayne Wade, valutarlo a 360 gradi perché quell'aiuto sulla linea di fondo per la difesa di Miami Heat non ha eguali. Tuffo di LeBron, una squadra che difende così e che costringe la guardia a fare quel lavoro normalmente prende delle schiacciate al ferro. Con Wade ogni tanto lanci il contropiede con una sua stoppata, memento gara 2. Terza azione in cui la sua capacità atletica di entrare nell'azione improvvisamente genera un recupero per Miami. 6:40 per chiudere il secondo quarto, vorrei che giocassero 480 minuti. Purtroppo, ogni azione c'è veramente da scrivere un saggio. Purtroppo Sam, come detto, non ne suonerà più. Ne approfitterei, Flavio, perché rimaniamo magari in questo contesto per svilupparvi una storia di basket che poteva succedere, non è successa, ma ci siamo andati veramente vicini. La storia è questa, 5 secondi e 2 decimi al termine di gara 6, c'è una pausa sul campo per vedere se il canestro di Allen, forse vi è capitato di vederlo da qualche parte se anche non l'avete seguito in diretta su Sky Sport, se il canestro di Allen, che presumo rivedremo al termine di questa sequenza, è da 3 o da 2. Qui siamo alla prima tripla, guardate il tocco di Leonard, oh, qui fanno vedere una cosa interessante, tocco di Leonard, la palla finisce contro il braccio di Dio e quindi aver saltato in due alla fine significa aver perso la posizione che è di Miller, l'unico che non ha saltato. Fantastico, aveva 3 uomini a rimbalzo San Antonio e non è riuscito a controllare la palla, anche perché Dio per una volta c'era andato. E qui guardate quante volte quella palla se ne va dove vuole lei o se ne va dove la manda un tocco infinitesimale di qualcuno. Quante volte può uscire di un non nulla? Qui siamo all'ultimo rimbalzo e Allen tira con pochissimo spazio. Questo è il rimbalzo precedente. Questo è il contatto tra Allen e Ginobili, questa è la stoppata di Bosch su Danny Green, ma tutto questo poteva essere cancellato, perché torniamo indietro a quei 5-2, segnale, review degli arbitri, le squadre si avvicinano alle panchine come per un time out, ma non è un time out, è lo spazio per guardare all'instant replay se il canestro è da 2 o da 3. Popovic disegna, Spurs disegna, e questo è un baco del regolamento che secondo me andrebbe affrontato seriamente. Ma soprattutto Popovic leva Boris Dio e mette Tim Duncan. Azione di Parker, secondo me contatto sospetto di LeBron James, di cui per fortuna non si è parlato. Tiro sbagliato, overtime. Adesso cambiamo l'ordine delle cose. Facciamo così, conto. Parker attacca, contatto di questo signore e l'arbitro fischia per qualche motivo. Parker fa 1-2 o 2-2, Miami sbaglia campioni. No. Tutti dentro, champagne, no. Premiazione. No. Ma a questo punto Pat Riley, in veste di general manager di Miami, previa presentazione di 10.000 pezzi in verdi, si sarebbe rivolto a sua eminenza, vale a dire Stern, presentando reclamo. Quella sostituzione non è legale, questi 5 secondi vanno rigiocati. Campioni non siete più, li dobbiamo giocare. Sì, ma quando? Li avrebbero giocati presumibilmente il giorno dopo, per poi eventualmente giocare il giorno dopo ancora se ci fosse stato bisogno, cioè oggi gara 7. Guardate che sarebbe stato uno spartiacque, cioè il giorno pre-protesta, l'era pre-protesta e l'era post-protesta. C'è uno scenario che per fortuna non si è avverato. Se gli Spurs avessero vinto ai supplementari, quel ricorso che sarebbe stato 100% accolto se fosse finita con la vittoria nei regolamentari San Antonio, avrebbe messo David Stern a pochi mesi dal termine del suo mandato in situazione di ambasce.
per fortuna, per certi versi, tutto questo non è successo. Se la sono giocata sul campo, hanno vinto i Miami Heat con le giocate miracolose di Ray Allen. Intanto si riprende a giocare dopo la lunga pausa. Boris Dio rimette per Tony Parker, il blocco da parte di Duncan. Parker al ferro, spostato Dio. Scusate, spostato Duncan, non falosamente per gli arbitri, a tutta velocità LeBron, anche per lui lo Eurostep, è un incredibile potenziale gioco da tre punti, il secondo canestro della partita di LeBron James, ma questo pesa parecchio. Per straordinario che sia stato difensivamente Dwayne Wade, in questo momento Spoelstra dice: proviamo a spingere adesso la nostra onda. Entra il suo quintetto, ovvero sia quello dove LeBron prende misteriosamente ritmo. Io non so dirvi perché questo quintetto gliene dia così tanto, anche in situazioni in cui non è ancora schierata la difesa. Adesso ha i tre tiratori, Anderson, e c'è lui. È andato subito al ferro e completa il gioco da tre punti. Il suo parziale tra fine terzo quarto e inizio quarto quarto di gara 6 è stato tramortente. Ha giocato a ritmi statistici che solo i giocatori del vostro videogioco potrebbero tenere. Taglio di Leonard, spaziature non ideali per gli Spurs. Sbaglia Duncan, salta Dio, la palla la prende Chalmers. Continuano a cercare di rallentare con le ricezioni di Duncan il contropiede avversario di Spurs, ma non c'è niente da fare. Geniale, geniale LeBron James. Sbaglia Miller e poi Dio controlla una palla importantissima. Parker cerca il ritmo predicato da Popovic, arriva al ferro, gli esce anche questo. I Miami Heat hanno una vitalità difensiva incredibile. Parker rimane a terra, arriva solamente adesso, ridiventa 5 contro 5, una battaglia selvaggia. Green è accoppiato con LeBron James, retromarcia, staccato Parker, arresto, tiro da tre, retina che si muove, LeBron James firma il più 6 Miami Heat. Quello che è sinceramente preoccupante contro questo quintetto per San Antonio è la qualità dei tiri da tre punti che prendono i vari Miller, i vari Battier. Troppo spazio, quel tiro di Miller è uscito, ma potrebbe rientrare da un momento all'altro. E quel tipo di situazione offensiva genera un'aggressività spaventosa di dietro. Chalmers è il principe delle deflections dell'NBA, secondo me. Incredibile, un difensore in certe situazioni davvero modesto, ma per murare il passatore qualche cosa di celestiale. Come Rajon Rondo, che è un difensore sulla palla normale, ma è spaventosamente intelligente nell'intuire che cosa vuoi fare contro di lui quando la palla è per aria. Gli Spurs 11 su 33 dal campo, 1 su 5 da tre punti, non riescono a trovare le loro spaziature. Cercano Duncan, Duncan tutto sommato sta producendo, 3 su 6 per 7 punti. Se leviamo Duncan, gli altri sono 8 su 27 e con 8 su 27 non puoi tenere 48 minuti contro la squadra di questo signore. Box and elbows, avete notato, è una zona senza mezzi termini, però ha tempo per raggruppare, per guardare, per lasciare andare lo Spalding e poi c'è profumo di nylon. Ed eccolo qui, sembra dire mettetevi comodi, vi porto io e porta lui in determinati momenti della partita, che sarebbe arrivata la tempesta. Penso gli Spurs lo sapessero molto prima e molto meglio di noi, ma tra sapere che arriva e sapere come fermarla, beh, c'è differenza. Eh sì, deve passare la piccola nottata, il timeout è obbligatorio. Adesso raggruppi, come si suol dire in genere, seguite gli Spurs ATO dopo il timeout. A proposito, voi pensate che le cose migliori Bosch le abbia fatte in campo in gara 6? No, le ha fatte fuori dicendo a chi se n'è andato a 3 minuti alla fine: non tornate mai più. Uno di noi. Danny Green che ribalta per Gary Neal, che deve mandare per aria una preghiera al tabellone. Gary Neal, non ci credo. Non è esattamente l'after timeout di cui stavamo parlando, ma sempre tre vale, forse anche di più. Chalmers attacca Green che si stampa sul blocco, arresto, tiro morbido bevuto dal ferro. Chalmers ancora una volta decisivo con grande fiducia. Sesto punto della Lascano, ribaltamento per Parker, blocco di Duncan. Neal gasato da quello che è successo. Passi, dice Foster, in una situazione in cui però a me sembrava che il perno fosse ancora giù. Può darsi, ma il livello di attività di Anderson è spaventoso. Credo che si possa rivedere. No, questo è il tiro precedente. E vedete che Duncan insiste, saremmo al 23esimo. E Neal, come batté nella partita precedente, mostra il lato C.
E intanto Duncan registra semplicemente che ha segnato al tabellone il suo numero 14. Chalmers attacca il predetto Neal, palla schiacciata per terra per LeBron, geniale per Miller, a vuoto, recupero di Ginobili, palla riaperta per Chalmers che prende un tiro difficile per